Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo di quelli che ho giocato. In questo video ricchissimo passeremo finalmente in rassegna il 2023, il mio 2023 su Nintendo Switch, perché è appena uscita la funzione che Nintendo rende disponibile ogni volta a fine anno, dove è possibile analizzare le proprie statistiche di gioco associate al proprio account su Nintendo Switch. Come ripeto ogni anno, questa qua è una di quelle funzioni che mi fa rimpiangere tantissimo l'assenza del diario che era presente su Wii, Wii U, 3DS e via dicendo, però proprio per questo, quando poi escono queste statistiche finali di fine anno, fa sempre molto piacere capire come si è buttato al proprio tempo e soprattutto confrontare i propri risultati con tutta la community. Quindi, prima di iniziare il video, se siete nuovi iscrivetevi, ma soprattutto fatevi sentire nei commenti, perché sono curioso di sapere quante ore avete gettato su Tears of the Kingdom. Grazie gigantesco a Toggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Ed eccoci qua, ci siamo pronti a iniziare con questo 2023 che riporta i pattern dei giochi più importanti di Nintendo degli ultimi 12 mesi e non solo. Vediamo un po' quello che succede cliccando su Inizia. Poro, ecco il tuo anno in rassegna 2023, partiamo dall'inizio. Mi sembra logico e anche corretto. Il tuo primo gioco del 2023 è stato Rogue Legacy, pazzesco, un ottimo inizio, un inizio proprio a caso. In realtà non mi ricordo bene perché l'ho comprato, anzi sicuramente sono due i motivi per cui l'ho comprato. Il primo è che era in sconto e il secondo che forse proprio in quel periodo, leggermente prima o proprio a gennaio, usciva Rogue Legacy 2 e veniva pubblicizzato anche su altre console, e me ne avete, cioè qualcuno di voi che me ne ha parlato un gran bene, e ho detto vabbè dai, ma fammi provare un po' com'è questo roguelike. E devo dire che effettivamente è un gioco piccolino, carino, senza pretese, ma molto divertente, estremamente difficile. Ci ho perso sopra un bel po' di ore, non tantissime. Sono arrivato fino al boss finale, almeno la prima volta, non mi ricordo neanche se l'ho sconfitto, però poi sono passato oltre. Devo dire, insomma, non il gioco del secolo, non il Game of the Year, anche perché non è uscito quest'anno. Però mi ha sorpreso, mi aspettavo una cosa molto più cheap, e in realtà tanta roba Rogue Legacy, spesso in sconto se vi capita e vi piacciono i roguelike, recuperatelo, perché no? Allora, hai giocato 33 titoli, tutti e 33 entrarono a Porontino, per un totale di 412 ore. Vado a memoria, direi che più o meno stiamo pareggiando le statistiche dell'anno scorso. Mi sembra fossi arrivato intorno alle 420, alle 440 ore, molti più titoli avviati, perché erano sopra la quarantina, e questo mi fa piacere perché significa che comunque sto comprando di meno e sto dedicando più tempo ai vari titoli. Niente, vedo un sacco di copertine un po' che non mi aspettavo di vedere, forse perché sono giochi che ho avviato giusto una volta e sono stati poi buttati là nel calderone da questa rassegna. Vediamo un po' più nel dettaglio le statistiche, come si suddividono. I tuoi titoli più giocati dell'anno: abbiamo Tears of the Kingdom, 134 ore, porca miseria, Super Mario Bros. Wonder, 31 ore, e Pikmin 4, 30 ore. Allora, ricollegandomi anche alle 400 ore totali, so che per molti di voi sembrano pochissime, ma come ripeto ogni anno, considerate che gioco tanto, però gioco anche soprattutto su tutte le piattaforme, quindi in realtà ci sta che magari molti di voi abbiano collezionato centinaia e centinaia di ore in più, ma in realtà io, oltre a lavorare, a vivere eccetera eccetera, gioco pure su altre console, quindi già il tempo a disposizione è pochissimo, e quindi niente, non è che colleziono questi numeri. Soprattutto il mio tempo libero lo passo nel creare video qua su YouTube, quindi siete voi che mi togliete tempo dalla Switch, no? Scherzi a parte, era da tantissimo tempo che non superavo con facilità le 100 ore. Tears of the Kingdom è stata, vabbè, un'esperienza fantastica, e vi dirò di più, mi sono dovuto fermare, se no avrei continuato senza problemi. 31 ore di Wonder,
mettiamoci pure un 4-5 ore di gameplay aggiuntivo per registrare footage per la recensione. Però insomma sono state un 25-26 ore spese benissimo, volate. Stesso discorso per Pikmin 4, vera rivelazione dell'anno, per me uno dei giochi più interessanti in assoluto, ma basta, non ve lo dico più perché sennò poi sembra veramente che venga pagato da Nintendo per pubblicizzare Pikmin 4. Comunque, se volete pagarmi. Che succede se andiamo a destra? Entro un po' più nel dettaglio su quelle che sono stati, diciamo, il podio dei giochi più giocati. Tears of the Kingdom abbiamo iniziato il 12, quindi proprio al day one, e il mese in cui ci ho giocato di più è il 12 maggio, cioè a maggio, perché il 12 maggio era il day one del gioco. Ci sta, tra maggio e giugno proprio me lo sono scoppiato, come si suol dire, mentre Wonder data inizio il 20, sono stato bravo, e niente, ci ho giocato praticamente tutto nel mese di ottobre e non oltre. Mentre Pikmin, non la demo gratuita ma proprio il gioco, ci ho giocato a luglio, infatti data inizio il 21 luglio, mi sembra che proprio il 21 luglio sia stato il day one, e devo dire che anche questo me lo sono abbastanza divorato tutto d'un fiato. Grandissimo gioco, ragazzi, grandissimo gioco. I miei generi preferiti, finalmente JRPG calano drasticamente, perché l'anno scorso in realtà la classifica era dominata dai giochi di ruolo giapponesi, che quest'anno invece ricoprono soltanto il 5% del totale. Non so cosa intenda con giochi classici, strategia, avventura e azione. Chissà, magari, visto che Tears of the Kingdom ha vinto il premio miglior action adventure, forse chissà, il gioco rimpolpa entrambe queste categorie. Peccato per gli sparatutto così bassi, ma purtroppo Switch non è la console adatta per gli sparatutto. Il mese in cui ho giocato di più, vabbè, maggio, perché è stato il mese in cui Tears of the Kingdom si è palesato tra noi comuni mortali. 67 ore di gioco, probabilmente spese tutte unicamente su questo software. Poi, tempo di gioco mensile, abbiamo detto, ah, però vedete, maggio e agosto si sono uguagliati, perché effettivamente ho nerdato durissimo, però su più titoli, e poi andremo a vedere quali sono stati. C'è stato un po' un calo a settembre, ottobre, novembre, diciamo sono stato abbastanza costante con i mesi centrali dove ho nerdato durissimo, forse anche troppo, non lo so, lascio a voi giudicare. Ah, e qui abbiamo poi mese per mese il gioco più giocato di ogni, le ore totali di ogni mese e il gioco più giocato. Abbiamo detto il gioco più giocato Rogue Legacy, 11 ore di gioco, avevo detto che ci avevo speso, beh, insomma, non poco, ma sicuramente sarei potuto andare avanti molto molto di più, ma poi sono passato oltre. Febbraio abbiamo 39 ore di gioco complessive, con 18 ore di gioco su Return to Dreamland Deluxe di Kirby, grandissimo platform 2D, ma rimango dell'idea che la vera nuova vetta della serie è Kirby e la Terra Perduta, il primo episodio in 3D della serie, bellissimo, uscito però l'anno scorso. A marzo abbiamo 32 ore di gioco, con 13 ore di gioco sul Game Boy. Questo perché, ragazzi, mi sono strachiuso su Wario Land 3. 13 ore di gioco probabilmente spese tutte su Wario Land 3, capolavoro, gioco più bello in assoluto della lineup Game Boy, e forse uno dei migliori Metroidvania e platform di sempre. Poi abbiamo aprile, bellissimo, il gioco che non si è affidato nessuno, Advance Wars 1 più 2 Reboot Camp, il gioco che doveva uscire, non lo so, un anno fa, ma tra una sfiga e l'altra è stato rimandato in continuazione. Grandissimo titolo, anche qua ci avrei voluto spendere molto più tempo sopra, ma l'ho adorato e ho riscoperto un tipo di gameplay che proprio avevo ormai, non è che evitavo, però sì, evitavo proprio, che un po' mi spaventa iniziare a perdere così tanto tempo su degli strategici, tra l'altro sì, abbastanza accessibili ma anche difficilotti. Sono arrivato, ho finito il primo capitolo, ho iniziato il secondo, ma poi sono dovuto passare oltre. Però devo dire che, insomma, forse il comparto grafico non è questo granché, preferisco la pixel art su Game Boy Advance, però ci sono tante quality of life che rendono questo Reboot Camp la versione che da preferire in assoluto, soprattutto se come me se vi prende l'ansia nel pensare oddio dovrò passare decine e decine di ore di gioco, se poi sbaglio una mossa non posso tornare indietro, eccetera eccetera. Qui ci sono tante feature che aiutano a non farsi prendere dal panico. Maggio dominato da Tears of the Kingdom, 67 ore di gioco, di cui 63 di Zelda, vabbè, ci sta, insomma. Giugno di nuovo Tears of the Kingdom campione assoluto, cioè ho giocato solo a questo per 2 mesi, perché ci
57 ore di gioco su Tears of the Kingdom su 58 ore complessive. Luglio scendiamo un po', ma come abbiamo visto è stato dominato da Pikmin 4, che forse domina anche il mese successivo? No, perché agosto è stato stravinto da Blasphemous 2, dopo su questo apriremo una bella parentesi, di sicuro nella mia top 10 dei migliori giochi dell'anno, pazzesco. Poi a settembre mi sono preso, ho rallentato un po' e ho deciso di chiudere qualche cosa lasciata in sospeso in passato e mi sono fatto una bella run su Celeste, grandissimo platform, che già ho giocato però su Xbox, ma non avevo finito. Ottobre esce Super Mario Bros. Wonder e non ce n'è per nessuno. 29 ore di gioco, godute dall'inizio alla fine, capolavoro assoluto. Novembre invece è il turno di Super Mario RPG e qui 18 ore di gioco, proprio andate in scioltezza, e diciamo che purtroppo a Super Mario RPG associo la settimana più brutta della mia vita, perché l'ho giocato e finito nel momento in cui avevo il picco massimo di febbre e stavo veramente una merda. Bei brutti ricordi. Qual è stato il tuo gioco preferito del 2023? Azz, questo. Come si fa a non votare Metroid Prime Remastered, ragazzi? Mi salvo da questa scelta difficilissima votando il meme. Tra l'altro, questo poi sarà un bel dibattito da fare nel video dei poti dei migliori giochi dell'anno. Secondo me la top 10 uscirà o questa settimana o la prossima. Aspettatela con impazienza. È il caso di condividere con i miei amici? No, volevo soltanto farvi vedere un dettaglio aggiuntivo dei mesi, perché ci tengo a dirlo. Ecco, su Blasphemous 2, per me una delle sorprese più piacevoli dell'anno, ma vorrei sottolineare che ho fatto proprio il preciso, perché mi sono detto, quando stava per uscire Blasphemous 2, ho detto no, però il primo lo devo recuperare perché lo giocai, ci giocai soltanto un paio di ore e poi lo abbandonai perché l'impatto fu troppo duro, era troppo hardcore per i miei gusti, e prima di uscire Blasphemous 2 mi sono detto no, devo fare il serio, quindi ho reiniziato il primo Blasphemous, 18 ore di gioco, grandissimo gioco, però poi ne ho fatte subito dopo altre 20 sul 2 e giocati back to back uno dopo l'altro. So che per molti questa sarà un'eresia, ma io ho preferito incredibilmente di più Blasphemous 2, molto meno acerbo, molto più inquadrabile come un Metroidvania puro, ma con molte più idee interessanti, cose realizzate molto meglio, e soprattutto non c'è più quell'idea del è realizzato male, ma quindi è difficile perché volevano farlo così, oppure è difficile perché non riuscivano a farlo in un altro modo. Ecco, secondo me Blasphemous 2 risponde a questa domanda, ovvero che con il giusto budget, il giusto tempo di lavorazione e la giusta esperienza maturata sul campo, gli sviluppatori, che si chiamano Bad Kitchen, qualcosa con Kitchen, gli sviluppatori hanno dimostrato di saper fare qualcosa che funziona molto meglio. E niente, ci tenevo a parlare di Blasphemous 2, ma probabilmente ne sentirete parlare anche nella top 10 di fine anno. Vediamo se qual è il prossimo gioco che attira la mia attenzione. Grandissimo pure Disney Illusion Island, un altro Metroidvania che merita proprio di essere ricordato per motivi completamente opposti, però tanta roba per quanto mi riguarda. E che fai, non ce le butti un 8-10 ore su Chrono Cross The Radical Dreamers Edition? Disse quello che non voleva mai più giocare JRPG. Vabbè, è andata così. Quindi poracci, questo qua è stato il mio anno, un anno dominato da Tears of the Kingdom, ma non solo, dove magari ho giocato meno giochi in assoluto, ma comunque sono felicissimo di aver iniziato un numero giusto di titoli e di averne portati a termine quasi tutti quanti, e insomma non mi sono fatto prendere dall'acquisto compulsivo e soprattutto dal continuo passare oltre senza mai soffermarmi sulle cose e senza mai goderne veramente, anche se poi vabbè i titoli lasciati in sospeso anche solo dopo un'ora di gioco ci stanno, mi vergogno al farli vedere e quindi non ve li mostrerò, magari sarà un contenuto esclusivo per i Porion o per gli abbonati qua su YouTube. Che altro dire? Vi aspetto nei commenti per sapere quali sono state invece le vostre
rassegne, come il vostro 2023 si è strutturato per quanto riguarda le ore davanti a Nintendo Switch, quindi probabilmente le ore passate sulla tazza del cesso a giocare a Tears of the Kingdom. E niente, non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Porro Rassegna, Michele 2023, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale, e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Lo ripeto in italiano, facciamo così.